La priorità è salvaguardare la salute. Ai microfoni di TV City, i cittadini di Ercolano si dicono preoccupati per la seconda ondata del virus. Tra gli intervistati, molti quelli favorevoli ad ulteriori nuove chiusure per contrastare l'epidemia. Emergenza Covid-19, crescono i contagi in tutta la Campania. Come si presenta attualmente la città di Ercolano? Sicuramente i contagi sono tantissimi. Io spero che con le nuove riforme praticamente riusciamo a contenere tutto il disagio, ma non per, anche per i bambini che vanno a scuola, comunque è una bella emergenza questa, quindi è un bel trauma per loro che sono piccoli. Da genitore, che cosa ne pensa della chiusura delle scuole e della DAD, didattica a distanza? Beh, io condivido pienamente, perché comunque la scuola può portare un ulteriore disagio praticamente anche per le famiglie, perché comunque se a casa ci sono delle patologie, genitori con patologie, ovviamente aggrava tutta la situazione. Io penso che è importante questo. La didattica a distanza, se fatta bene, comunque la condivido sinceramente. A differenza di altri comuni, penso che ci stiamo adattando bene a questa situazione, poi ovviamente da parte del DPCM. Noi seguiamo sempre le solite cose, mascherina, i metri di distanza e soprattutto adesso, mai come ora, che i contagi stanno aumentando, dobbiamo essere un poco più responsabili. Ercolano, diciamo che si trova più o meno nella stessa situazione di molte altre città della Campania e anche dell'Italia, quindi anche da noi si sono incentivati i casi di Covid. Cosa ne pensa delle misure di sicurezza adottate negli ultimi 10 giorni, tra cui la chiusura parziale delle scuole con la sostituzione in didattica a distanza e soprattutto la chiusura anticipata di bar, pasticcerie e ristoranti alle ore 18? Mi rendo conto che queste misure possono essere di complicazione per alcune categorie, tipo bar, ristoranti, eccetera. Però penso che siano state necessarie, perché altrimenti si sarebbe perso il controllo della situazione. Quindi sono, a parere mio, indispensabili. Se noi guardiamo il telegiornale possiamo vedere che anche nel Regno Unito si è iniziato con un lockdown quasi totale. Molto probabilmente sarà la stessa cosa in Francia e in altre nazioni europee. Quindi noi purtroppo ci troviamo nella stessa situazione. Crescono i contagi in tutta la Campania, com'è la situazione qui ad Ercolano? C'è preoccupazione tra i cittadini? Penso proprio di sì, decisamente sì. Posso parlare della mia esperienza. Io per esempio nel lavoro ho avuto un forte calo, perché nonostante faccio una professione sanitaria, comunque le persone hanno paura proprio a venire a studio e quant'altro. C'è consapevolezza della pericolosità di questo virus tra le persone? Ma secondo me in parte sì, ma in parte anche no, perché comunque per esempio soprattutto tra i giovani si vede che in giro insomma vanno anche senza mascherina, e quindi no, non penso che ci sia una vera consapevolezza del problema. Mettere al primo posto la salute, e quindi se bisogna interrompere delle cose va bene, però il discorso è poi tutto l'aspetto economico, sociale, psicologico, che secondo me non è stato per niente tenuto in conto, e quindi non c'è una vera tutela, per cui chiudere così per me non ha senso. Va bene, però ci deve essere tutto un contorno fondamentale attorno. Siamo costretti proprio a difenderci fra di noi. Secondo lei c'è consapevolezza del virus tra i cittadini? Forse all'inizio, adesso non più, è come se non hanno capito ancora il problema dov'è. Mi sa che saremo 1 su 5 di contagiati e di positivi. Mi auguro che non si diffonga ancora di più questa situazione, perché siamo rovinati proprio. Persone che non ne parlano, lo tengono nascosto perché hanno, non lo so, si sentono evidentemente messi da parte, hanno paura di essere isolate. Appestati, brava, la parola, il termine è giusto. Cerco di scendere il meno possibile, cerco di non avere rapporti esterni, non invitare nessuno a casa, non andare a casa di nessuno,
ma mi sa che la guardia noi la abbassiamo in famiglia, è lì dove ci saranno i maggiori contagi, che c'è una figlia giovane che esce, nonostante le faccio tante raccomandazioni, mi si blocca, vuole uscire, e niente, che Dio ce la mandi buona.